Prima l'onorevole Marco Donati, poi, a distanza di pochi minuti di buon mattina, anche Maria Bovoli, la nonna di Matteo Renzi. Così i più accaniti sostenitori aretini del sindaco di Firenze come nuovo segretario del Partito Democratico hanno votato alle primarie del PD. Dopo 2 ore dall'apertura dei seggi, già in 100 si erano messi in fila per esprimere la loro preferenza tra Civati, Cuperlo e appunto Renzi, nel seggio allestito negli ex locali della circoscrizione Giotto. Un anno è passato da quando avevamo incontrato la nonna novantenne di Matteo Renzi alle urne per le primarie 2012, ma la sua passione e il suo amore per il nipote non sono cambiati e proprio a lui manda un messaggio forte e chiaro che operi per il bene comune. Questa volta per Matteo Renzi è cambiato qualcosa? Io spero che lo Spirito Santo sia sempre con lui, che lo illumini. Se deve fare una cosa buona per il bene comune, che vada avanti, altrimenti torni indietro. Ecco, perché la politica non è che. Allora, quindi io lo raccomando sempre al Signore, che ci pensi Lui e lo Spirito Santo lo guidi sempre. Questo è il mio lavoro che faccio per il mio amato nipote. Ecco, lei che cosa vorrebbe dire a Matteo? Quello che ho detto quando sono da Vespa, no? Non aver paura, Matteo, la nonna è sempre con te con le preghiere e poi lassù in cielo c'è un angelo grande, grande che è il tuo nonno Achille. E quindi lui con queste premesse va avanti, perché ha la passione per la. Perché potrebbe stare a casa con i suoi figlioli, va bene, appunto, se è una cosa per il bene comune, che si vada avanti, altrimenti che torni indietro.